Siamo nei tempi che ci avevamo prefissi, stamattina alle 7:30 le 60 tonnellate di sabbia che erano state prenotate sono puntualmente arrivate. Come hai visto sono due camion, 30 tonnellate ognuno, stanno già scaricando, ce ne sono altre 30 tonnellate di riserva che se dovessero essere utilizzate sono pronte ad arrivare immediatamente, quindi per un totale di 90 tonnellate. Dopodomani la ditta incaricata farà prima le forature perché il campo deve essere forato per tutti i 10.000 metri quadrati e dopodiché sarà rizzollato con questa sabbia per tutto il rettangolo di gioco. Così nei 10-15 giorni prossimi sarà un biliardo. Quindi questo era l'impegno assunto da parte del Sindaco di Mercogliano, dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda le mie competenze, la stiamo rispettando. Mi pare che siamo nei tempi utili e necessari per il 20-23 luglio per il ritiro dell'Avellino Calcio. Già rispetto al giorno dell'inaugurazione, abbiamo visto che il manto erboso sta sensibilmente migliorando. Ma bisogna dare i tempi a tempo, voglio dire, è chiaro che stiamo parlando di circa un mese fa, quindi voglio dire la manutenzione, la crescita, i tagli, i concimi e quant'altro, c'è bisogno di tempo, quindi mi pare che il tempo ha i suoi tempi e quindi credo che la manutenzione ha il suo tempo, quindi credo che si sta rispettando in pieno ciò che è stato indicato ed è stato promesso, quindi mi pare che il terreno di gioco, un manto erboso naturale in queste condizioni, ma sicuramente migliore. Io usavo una parola per il 20 un biliardo, mi pare che, vista anche la mia precedente esperienza, mi pare che rispetteremo quella parola per il 20 luglio, su questo non avremo nessun dubbio. Quindi l'impegno assunto dal sindaco e dall'amministrazione comunale sarà sicuramente rispettato in pieno. Così anche in settimana prossima si sta lavorando molto su queste tribune mobili, quindi rispetteremo alla lettera gli impegni assunti. Quindi ci sarà un'installazione anche di una tribuna mobile come era stato preannunciato dal sindaco? No, saranno due tribune mobili per la verità. È questione di programmi. L'urgenza era questa perché c'è tempo per poter, ripeto, forare il terreno, inserimento di questa sabbia. Si dice che questa è certificata, non è come qualcuno andava dicendo sabbia di fiume, sabbia di qualche altra cosa, è una sabbia certificata a tutti gli D'alta effetti, qualità. di altissima qualità, è una sabbia AF25 umida, quindi non è qualcosa da trovare facilmente, soprattutto in questo periodo, tengo a precisare, dove tutti i campi in erba naturali, dalla quarta serie, Lega Pro Serie A, basta pensare il San Nicolo di Bari, l'Olimpica e quant'altro, lo stanno utilizzando a tonnellate e a tonnellate. Grazie alle nostre amicizie siamo riusciti ad avere di qualità 90 tonnellate e non è poco, insomma, ci siamo inseriti all'ultimo momento, ma grazie a Dio siamo riusciti ad averla e stamattina, noi avremmo inviato il 20, ma 21 mattina non mi pare che ci sia stato questo grande ritardo in merito. Le tribune già sono, diciamo, di fatto abbiamo già dei preventivi, il sindaco li sta valutando, credo nella settimana prossima saranno anche, diciamo nei primi di luglio saranno anche installate, quindi c'è tutta la situazione sotto controllo, ciò che è possibile è stato fatto nel rispetto di ciò che è stato indicato e nel rispetto di dare un'adeguata. Certo, abbiamo un problema di capienza dello stadio, questo lo diciamo proprio per evitare così confusione o quant'altro. L'impiantistica sportiva, per quanto riguarda l'accesso al pubblico, è limitato, questo l'abbiamo detto, lo ribadiamo, non c'è un accesso che va oltre un certo numero, quindi dobbiamo essere molto chiari. In più Quanti c'è spettatori? una tribunetta riservata alla stampa, c'è una tribunetta riservata ai dirigenti, quindi avremo 200 per il pubblico, l'articolo 68 prevede 200 persone, poi abbiamo una tribunetta per la stampa,
per i fotografi molto riservata, un'altra per i dirigenti, per il gruppo squadra, quindi avremo un gruppo massimo di che non supera complessivamente di 200, dei 400 persone, quindi questa è una valutazione di stare molto molto attento. Non abbiamo la capienza di un numero eccessivo, quindi molta attenzione, molto equilibrio, per cui è chiaro che poi stanno, diciamo, il fattore aperto, non è che qua diventa chiuso, però dobbiamo essere molto concreti nel dire le realtà dei fatti come sono. Questa è la realtà dei fatti, quindi se c'è equilibrio di presenza, se c'è comportamento corretto, la situazione è disponibile e aperta a tutti, però le regole vanno rispettate, su questo non c'è ombra di dubbio, perché sennò avremo delle difficoltà. Si sta facendo il possibile, il sindaco si sta muovendo, l'amministrazione si sta muovendo, per quelle che di mie competenze, credo l'ultimo tassello delle tribune, ma posso darla quasi chiusa, e quindi mi credo che bisogna soltanto aspettare con un principio di correttezza e di orgoglio che questa struttura ospita la squadra della nostra città, della nostra provincia, per il ritiro per il campionato 22-23.